Dreamlake Wolf, dal benvenuto al nuovo episodio di The Sims Medieval, nobile pirati. Ci siamo lasciati con la nostra Michelle che doveva fare un po' di cose la volta scorsa. Io ho trascorso uno o due giorni off camera facendola lavorare sodo al mercato, però dobbiamo andare avanti con questa missione. Sono riuscita a portare la barra del rendimento missione a metà del livello oro e quindi dai, più o meno ce la stiamo facendo. Adesso si sta occupando di una delle sue responsabilità quotidiane. Dobbiamo corrompere la gilda affinché venda le proprie armi. Cioè, dopo averci fatto amicizia, questa tizia ci ha detto no, non ti vendo le armi. Allora dobbiamo corromperla. Per cui, mercante, corrompi, penso. Credo proprio di sì. Adesso me le vendi quelle armi e spero che me le darai. Compra le armi per 100. Ecco, dopo averla corrotta diamo altri 100 simoleon. E buonanotte. Però tesoro, concentrati su di noi. Siamo noi il tuo contatto. Si è svegliata maledetta anche stamattina. Povera Michelle. Dai, adesso me le vendi quelle armi? Eccellente, ho ottenuto le armi. Ora bisognerà solo darle al nemico. Perfetto. Consegna le armi della Gilda a un pirata. Lui? Amichevole chiacchiera. Vediamo dov'è. Eccolo qua. Eccola qua. Pensavo fosse un lui. Insomma, le solite cose. Dopodiché volevo fare con voi questa cosa, cioè procurarsi delle gemme attraverso il commercio e consegnarle al gioielliere. Quindi, il gioielliere ha chiesto una borsa di gemme. Farò qualche scambio con Tredoni, quindi darò le gemme al gioielliere. Perfetto. Chiedi della salute, dello stato del regno, impara a conoscere, racconta una storia blasfema, perché essendo una pirata penso che la storia blasfema possa piacerle. Andiamo un po' veloci adesso. No, dobbiamo migliorare ancora la relazione. Ho sentito che Sterling, il bravo uomo, si reca tarda notte alla fossa del giudizio per leggere storie al mostro. Che carino! Tutti ci tengono a questo mostro della fossa in questa ambizione, ho capito. Sì, senza guardarla in faccia però, eh. Ah, sta guardando lei che le ha venduto le armi. Perfetto. Per cui, gemme, procurarsele attraverso il commercio con Tredoni, ha detto, no, non volevo guardare il pannello missioni, bensì la mappa del territorio. Tredoni, scambia 6 orzo con gemme, urca. Noi quanto orzo abbiamo? Non credo molto. Forse non ne abbiamo proprio. No, non abbiamo proprio orzo. Per cui andiamo al mercato del villaggio e procuriamoci questo orzo. 6 orzo. Cibo. Andiamo sulla orzo. 6. Per un totale di 72. Va bene. Compra articoli. E le strade erano così affollate che Michelle imboccò una scorciatoia attraverso una zona malfamata della città. Le vie strette e contorte diventarono più buie e infide. All'improvviso una banda di loschi figuri incappucciati accerchiò Michelle. O la borsa o la vita. Ma fagli una ramanzina a questi dementi, eh? Oh, bene. Le uniche risposte alle sue parole pacate furono degli sguardi distaccati senza speranza. Sguardi distaccati senza speranza e un pugno potente e inaspettato allo stomaco. Michelle riuscì a sfuggire a una violenta rissa, ma il suo corpo non se la cavò senza le contusioni dell'incontro. Ma proprio sfigata! Ah, abbiamo ricevuto 25 punti esperienza però e lo stato morale preso a pugni. Ottimo! Proprio quello che ci vuole per la nostra povera Michelle, che è sempre la sfigata di turno. Vabbè, andiamo a commerciare. No, forse è meglio se prima andiamo a mangiare, in effetti. Casa nostra è questa, per cui andiamo a prepararci qualcosa da mangiare.
E poi salperemo con la nave. Porridge di semi, vai a farti la cosa più semplice del mondo. Eccoci alla nave, è una bella serata, proprio il momento giusto per partire al tramonto. Apri la stiva e ci mettiamo dentro i 6 sacchi di orzo. Abbiamo ancora 8 ore, per cui dobbiamo sbrigarci. Poi qua no, non siamo ancora. Eh sì, abbiamo 6 ore per la missione. Va bene, allora, 6 orzi. Perfetto. E salpa per commerciare. Dove sei? Salpa per commerciare con Tredoni. Vai, invia una nave. Questo cos'è? Spensieratezza. Per la mancanza di fede. Bene, l'unica che prende bene è la mancanza di fede. Buon per te, Michelle, buon per te. Allora, attendiamo che ritorni. Vediamo quali sorprese ci attendono. Mentre sondava alle profondità vicino a una scogliera pericolosa, un ufficiale di coperta butterato urlò: "Sirena!" La ciurma si riunì attorno al castello di prua ed ecco che una creatura marina, strana e bella, dai capelli scintillanti, fissò proprio Michelle. Come ipnotizzata. Parla con lei o Arpiona? Parliamoci, perché no? Michelle adescò la misteriosa creatura verso la nave con un vecchio affascinante canto dei marinai che aveva imparato durante l'infanzia. Ah sì? Mentre la ciurma assisteva a bocca aperta, la bella sirena scrollò i capelli lucenti e lasciò cadere alcune pietre preziose. Con un rapido colpo di coda ricoprì gli uomini dei doni del mare e poi scomparve tra le onde. La ciurma era entusiasta. Abbiamo ricevuto 10 simoleon, 50 punti esperienza e 5 pietre del mana. Wow, potremmo venderle al mercato queste. Quanto valgono l'una? 130. Certo che le vendiamo al mercato. Sapete il ricarico che ci facciamo? Perfetto. Però adesso sbrighiamoci con questa cosa. Ah! Ok, pirati, bla bla. Salpiamo, sì, non è il momento di fare gli eroi del mare. Assolutamente no. Abbiamo ricevuto 25 punti esperienza, lo stato morale stressata e lo stato morale graffio lieve. Non è proprio giornata, Michelle. Non è proprio giornata. Oh, scambio effettuato di 6 orzi con una gemma. Perfetto. Il gioielliere dov'è quindi? No, prima apriamo la stiva perché dobbiamo prendere le gemme. Cioè, mi sa assurdo che non le ritroviamo direttamente nel nostro inventario, però è così. Perfetto. Per cui consegna le gemme. Con questo qua non dobbiamo farci amicizia. Questa qua è sempre una lei. Meno male. Qua siamo messi malissimo. Vabbè, dai, ancora per 2 ore, però il graffio e lo stato morale del preso a pugni durerà ancora un po'. 3 ore per la nostra missione. Dobbiamo sbrigarci, cara. Dobbiamo assolutamente sbrigarci. Dov'è questa gioielliera? Toh, prendi le pietre, tu non sai che razza di avventure mi è toccato affrontare per queste pietre. Perfetto. Quindi a questo punto direi che andiamo a dormire. No, dobbiamo occuparci un po' della missione. Sonda l'interesse di Volmundo, l'armeggiatore per lo scudo. Per cui ho uno scudo danneggiato che potrebbe interessarti. Perché è questo il punto a cui siamo arrivati nello scorso episodio. Se ce la fa, non ce la fa. Non ce la farà mai. Giro giro tondo, com'è bello il mondo. Oh, senti, ti interessa uno scudo rotto? Che prezzo fantastico! Beh, per uno scudo rotto, la qualità è evidente nonostante i danni. E non mi stupisce. Riporta l'emblema ufficiale della Guardia di Sacre Rovine. Sarà un privilegio occuparmi del restauro. Se non ti dispiace, lasciami l'oggetto. Posso offrirtene in cambio degli altri nuovi. Magari un calderone appena riparato? Oppure che ne dici di un altro leggermente ammaccato, no? Allora un corredo di grimaldelli quasi completo? Urca. Il corredo di grimaldelli che diamine è? Fai uno scambio con Volmundo. Ci pensiamo un attimo, grazie. Per ora dobbiamo andare a dormire perché la giornata è stata lunga.
per cui dormi e domani mattina ti daremo la nostra risposta. Tu intanto fai quello che vuoi al mercato, puoi andare a dormire, puoi andare a mangiare, fai quel caspio che vuoi. Urca, il rendimento sta scendendo, svegliati subito. Facciamo qualcosa per... Stai bene? No, che non sta bene. Fai assolutamente qualcosa perché qua stiamo andando a picco. A picco, per cui plin plin. Già questo aiuta un po'. Anche lavarsi. E ci facciamo una bella zuppa di trota. Vai. Partiamo con un po' di pesce la mattina. Salute. Vediamo. No, ancora non sta bene. E comunque la missione è ancora un po' trascurata. Ah, va bene, dobbiamo dargli subito una risposta. Lo scudo in cambio del corredo di Grimaldelli? Ma siamo sicure? Vabbè, proviamo lo scudo in cambio del corredo di Grimaldelli, che non so proprio che razza di roba possa essere. Va bene, dai, dammi quei Grimaldelli. Qualsiasi cosa esse siano. Osservando la collezione di attrezzi di metallo di ottima qualità, Michelle rammentò improvvisamente una conversazione avuta con il sim che aveva assunto. È apparso un marinaio dall'area equivoca che ha chiesto dei Grimaldelli. Ah, ecco dove li avevo già sentiti. Mi dispiace, ma siccome non mi piaceva, gli ho detto che li avevamo appena esauriti. Michelle non aveva una grande opinione di Disdemona, ma ora lo scambio diventava molto più sensato. Bene, e possiamo fare qualcosa per il tuo umoraccio? Esprimi un desiderio. Grande. Che non si sa mai. Qua possiamo fare qualcosa. Graffio? Vabbè, per il fatto che è maledetta no. Però il graffio dovrebbe sparire in breve. Vediamo. Michelle deve essere fortunata. Strano, il suo desiderio è stato ascoltato e ora lei possiede lo stato umorale ammaliata. Oh, meno male, per una volta che ci è andata bene. Ottimo. Quindi, offri il corredo di Grimaldelli a Jimmy Jimmy, un marinaio dall'area equivoca che cerca di Grimaldelli. So piuttosto bene a chi rivolgermi per la prossima transazione. Ah sì, è lui? Va bene. Quindi direi che ci dormiamo un po' sopra perché si è svegliata davvero presto, per cui fai un pisolino e quindi niente, direi che ci vediamo quando ha riposato un po' meglio. Era solo per andare avanti con la missione. Oh, bene, si è svegliata e ha anche fatto un bel pisolino, per cui non dovremmo avere troppi problemi. Scaldati le mani, dato che ci siamo, lavati, così forse aumentiamo ancora un po' lo stato morale per contrastare quello della maledizione. E andiamo da Jimmy Jimmy, che è qua, in mezzo al nulla. Qualcosa mi dice che potrebbero servirti. Hai fatto tesoro? Calore. Ah, non si è ustionata. Strano, ma vero. Non si è ustionata. Bene, perfetto. Dai che siamo vicini al livello platino. Non so quando finirà questa missione perché costa 4 punti missione e quindi potrebbe essere ancora lunga. Non credo in questo episodio, non penso proprio. Sarà la missione più lunga in assoluto che abbia mai affrontato, anche perché in realtà ho tenuto gli episodi corti in questa missione. Immaginavo che ci saremmo rivisti, Michelle. Ehi, non fare vedere gli attrezzi in quella maniera. La gente potrebbe farsi idee sbagliate. Che razza di attrezzi sono, Michelle? E poi, cosa ti fa pensare che io possa volerli? La mia dipendente mi ha riferito di un personaggio dall'area furtiva che si aggirava per il mercato chiedendo oggetti simili. Sei tu per caso? Beh, forse potrei farne qualche uso. Ti faccio una proposta. In cambio ti darò questo anello che ho trovato vicino al sentiero per il castello. Oh, è l'anello reale! Quello che si è perso Ruffino! Ma devi promettermi di non dire a nessuno che l'ho trovato io. Oh, va bene. Quindi?
Smercia il corredo di Grimaldelli. Un corredo di Grimaldelli incompleto in cambio di un anello con sigillo reale? Vuole l'affare del secolo o vuole assolutamente sbarazzarsi dell'anello? In entrambi i casi il vantaggio è mio. Non credo proprio. Vabbè, facciamo i Grimaldelli in cambio dell'anello. Va benissimo. Frida ci fa il mazzo, secondo me. Ah, abbiamo anche le responsabilità quotidiane. Impara quali oggetti sono richiesti e comprali e complimenta due clienti per i gusti. Un anello con sigillo reale. C'è un solo posto dove posso trovare una persona interessata e spero anche generosa. Beh, speriamo di sì. Intanto non andiamo al castello, bensì a vedere quali sono gli oggetti richiesti. Oggi no, non volevo andare qua, grazie. Per cui ispeziona il mercato di oggi. E poi potremo mettere anche le pietre del mana al mercato. Poi apriamo la bancarella. Mi piace un sacco il lavoro del commerciante. Mentre passavi accanto a un'osteria locale, hai sentito il vociare di una ciurma ubriaca di pirati di Arbiville che si stava godendo una licenza. Sembravano divertirsi molto, mentre invece l'ostra è piuttosto affranto. Partecipo attiva. Forse se offrissi qualche giro di bevute potrei riuscire a intascare qualche ninnolo. Attiva. Allora, abbiamo liuto, magistrale, coltellaccio, uovo. No! I pirati hanno bevuto, e bevuto, e bevuto. Tu e l'host avete dovuto lavorare freneticamente per impedire che la festa degenerasse nel caos più totale. Ben due volte hai dovuto dissuadere il conestabile dall'arrestare tutti quanti. Quando finalmente anche l'ultimo pirata ha perso i sensi, tu eri allo stremo delle energie. Purtroppo non hai ricavato assolutamente nulla. Beh, per forza, maledetta lei, cioè sfigata di natura. Porca miseria. Maledetta, esaurimento, perfetto. Qua, questo stato. Ci sparirà. Oh, perfetto. Proprio perfetto. Nel frattempo ho dimenticato, allora, liuto, uovo e... non mi ricordo, vai al negozio del... Porca miseria, questa cosa mi ha distratta. Vabbè, uovo sicuramente. Liuto, magistrale, non mi ricordo cos'altro. Uovo. Prendiamo delle uova. 5 sono più che sufficienti. Poi liuto magistrale. Liuto robusto. Magistrale per 805, ragazzi. Se lo vendiamo ci ricaviamo un sacco di roba. E poi non mi ricordo, per cui compreremo solo questi. Sono più che sufficienti. Perfetto, quindi adesso dobbiamo metterci un po' in sesto. Lavati, usa, prepara del cibo, così forse contrastiamo tutta questa roba. Zuppa di anguilla, vai. Ancora per 3 ore. Dai, possiamo farcela. Però mangia la zuppa di anguilla, tesoro. E adesso controlla la merce. Ho venduto tutto quello che aveva pescato. Cioè l'ho fatta veramente pescare un sacco, vendere un sacco. Ho venduto l'impossibile. Infatti avevamo anche tanti fondi a inizio missione. Quindi queste sicuramente ce le vendiamo. Le uova anche e il liuto magistrale pure. Perfetto. Apri la bancarella. Signori, oggi ho un sacco di roba. Dobbiamo complimentare due clienti per i gusti. Ragazzi, smettetela di ascoltare chi è che sta suonando. Non si sa. Chiunque sia ha messo via il liuto. Perché io qua ne ho uno migliore. Ascolta. Chi dobbiamo ascoltare? Te? Dai, qualcuno che compra. Adriana la contadina. So che tu hai sempre voluto imparare a suonare il liuto. Per cui complimentiamo per i gusti. Mercante, blandisci e chiedi di comprare merci. Se vuoi anche tu fare un po' di spiccioli, anzi dei grandi guadagni suonando in giro, ti consiglio di acquistare il liuto. Disdemona, per favore, sono i nostri clienti. Ma è scema questa. Particolarmente scema. No, pietra del mano però per 194, mica male.
Complimenta per il gusto. Ci penso io, Disnemona, ci penso io. Vai, un pensipe. Ah, che ho un sacco di... di cose bellissime oggi da acquistare. Ti andrebbe di controllare? Ho anche un liuto. Se tu, oltre a voler fare la levatrice, vuoi anche imparare a suonare il liuto, ti consiglio veramente questo. È fantastico, te lo assicuro. Va bene, fammi dare un'occhiata. Cerchiamo di vendere il più possibile. No, pietre di mana. Sono tutti interessati alle pietre. Oh, ho raggiunto il livello 5 di mercante. Per cui apprezzabile margine di profitto nella compravendita della merce aumentato. Discreta probabilità di convincere Sima ad acquistare della merce. Perfetto, però adesso chiudiamo bottega e andiamo al castello. Trova Ruffino al castello e chiedi dell'anello scomparso. Scusate, la restituzione di un anello con sigillo reale sarà sicuramente molto apprezzata al castello e potrebbe fruttarmi un nuovo oggetto. Va bene, allora andiamo al luogo. Sempre con queste mosche attorno alla testa, Michelle. Vabbè. Ti ho creata io così, potevo pensarci prima. Però dai, ogni tanto avere un personaggio un po' sfigato non è male. Povera. Quanto lo amavo in The Sims 4 questa sim. Mi manca tanto per quello che ho voluto ricrearla, anche se con scarso successo. Qua. No, devi andare da Ruffino. Informati sull'anello scomparso. Che, come giustamente mi diceva Vanagli 87, ai ai, Ruffino è in grandi guai. In guai grossi se ha perso l'anello con sigillo. Ruffino, smettila di giocare a risico e vieni qua, che dobbiamo parlarti di una cosuccia. Piccina picciò, è presente quell'anello con sigillo reale che tu hai perso? Sì, qua l'anello, sì, fa il vago, fa il vago. Ieri lo scrivano reale si è recato nella piazza cittadina per visitare il bazar. Solo dopo essere tornato al castello si è accorto che il suo anello con sigillo reale era scomparso. Così è stato portato in una torre finché non fosse riuscito a ricordare dove aveva dimenticato l'anello. La negligenza verso il sigillo reale è come se fosse usata al monarca e non è accettabile. Per cui presenta l'anello a Ruffino. Non devi cercare oltre. Ho trovato l'anello. In compenso qua palazzo è felice. Oh, salve Frida. Guarda che abbiamo ritrovato l'anello. Guarda, eccolo qua. Però dovrai pagarmi molto caro, Ruffino. Molto, molto caro. Se non ci fossero tutti questi fumetti sarebbe anche una bella foto. Hai capito, Ruffino? Mi sa che ha capito anche troppo bene. È curioso che ti presenti qui con l'anello con sigillo rubato, Michelle. Non avevo mai pensato che tu fossi capace di rubare. Ma non importa, dimmi dove l'hai preso, oppure aspetta mentre chiamo le guardie affinché ti diano la meritata ricompensa. Eh? Rivela che l'anello proviene da Jimmy due volte, oppure dichiara la tua innocenza fino al consigliere reale. Forse è meglio non dire che abbiamo a che fare con Jimmy. Ai ai, mi sa che questo... Allora, salvo e poi vediamo che succede. Perché temo. Abbiamo anche qualcuno stabile a portata di mano e comincio davvero a temere. E parecchio anche. Proviamo a dichiarare l'innocenza. Lei ha avvistato il conestabile. Che ha? Sta male. Ho appena trovato questo anello in strada, lo giuro. Vediamo. Caro, non serve che tu vai a chiamare il conestabile. Mi sa che si mette male qua. Ma ce la fai, Ruffino? No, non ce la fanno. Oh, ce la facciamo.
Ma l'ho appena trovato in strada, sai? Guarda caso, casa mia è la piazza cittadina. Che peccato, Michelle, mi aspettavo di più da un'eminente cittadina di sacre rovine. Purtroppo non mi lasci alternative. Il furto deve essere punito. Nicholas, porta via questa donna, a meno che tu non abbia qualche nuovo contributo alla mia sentenza. Vediamo. Corrompi. Dobbiamo accettare oppure corrompere? Michelle accetta la punizione, secondo me. Proviamo. Va bene, mandami pure alla gogna. E poi vediamo come si mette. Rifiuta di cedere alla minaccia di Rufino. Non mi lascerò minacciare, rinchiudimi se proprio devi. Ecco. Temevo che l'avresti detto. Chiediti, sarà dato. Spero che una passeggiata verso la gogna ti dia tempo a sufficienza per riflettere sulle tue sconsiderate gesta. Ma Michelle è troppo buona. Già. Oh, cioè, non ho mai avuto così tanti sim alla gogna, che è? Guarda il duello con la spada, non devi guardare proprio niente. Bella gogna. Beh, in caso io la missione l'ho salvata prima di fare quella decisione. A quanto pare molto importante. Vediamo adesso quanto ci mette. 19:21. Qualcuno viene a tirarmi uova, immagino. Povera Michelle, tutta lei, cioè, io non so. Proprio la sfigata di turno. Eccola. Harlin, la commerciante, vieni tu a tirarmi le uova, proprio tu. I pomodori mi tiri. Brutta maledetta, è stata colpa tua se mi trovo in tutto questo casino. Psst, Michelle. Potrò dirti una parola quando avrai meno da fare? Ma anche due devi dirmene di parole quando sarò meno impegnata. Oh, è arrivato a liberarci. Presto ascolto. E adesso? Che vuoi? Guarda che il conestabile ha due passi e faccio presto a dirgli che sei stato tutto la causa di tutto questo casino. Chi avrebbe detto che gli scambi potessero essere così eccitanti? Beh, almeno con questa penna ornata posso rimettermi in pista e dimostrare che Harlin ha torto. Devo solo trovare il prossimo cliente. Non credere che io non sappia quel che hai fatto per me, Michelle. Nessuno è mai arrivato a tanto. La mia ciurma non ci ha creduto quando gliel'ho raccontato. Che ti piaccia o no, oggi ho stretto amicizia con Jimmy due volte. Ma chi è? Eh? Ma sei tu, Jimmy, due volte? Come pegno della gratitudine, ecco una bella penna che ho trovato insieme all'anello. Siccome non so scrivere, te la regalo. Ah, ok, ecco perché parlava della penna. Ma quindi scrivi un annuncio per la penna. Per la penna. In passato le bacheche degli scambi mi hanno servito bene. E poi questo sfizioso strumento di scrittura. Si mette male. È l'unico posto che conosco dove poter scrivere, è il castello. Almeno, sì, noi non ce l'abbiamo. Tavola da scrittura, se no... No, c'è la clinica. Almeno. No, non è un tavolo da scrittura. Qua, dal mago? No, non ha tavoli da scrittura. No, no, no. E dobbiamo per forza andare al castello. Non c'è altra soluzione. Per cui andiamo al castello e scrivi un annuncio per la penna. Ho trovato la penna con cui sto scrivendo. Secondo me si mette malissimo. Speriamo che adesso la nostra amicizia con Jimmy Jimmy ci... Insomma, valga tutto questo bordello. Vediamo di scrivere questo annuncio e poi io direi di chiudere qua con questo episodio. Voi ditemi cosa ne pensate, perché secondo me la missione si mette male. Il fatto che adesso dovrò salvare non è che mi lascia particolarmente tranquilla. Boh, ditemi voi. Io ho una pessima sensazione, ma vabbè.
Però vabbè, adesso non è sfigata, per cui in teoria dovremmo scamparla, forse, non lo so. Vabbè, ditemi voi cosa ne pensate. Intanto vi ringrazio per aver seguito questo episodio, spero che vi sia piaciuto. Se è così, mettetevi un piace, commentate, fatemi sempre sapere la vostra, come al solito. Se siete nuovi, iscrivetevi per continuare a seguire questa serie, ma non solo, anche tutte le altre che potete trovare in descrizione. Trovate infatti nella descrizione del video tutti i link a tutte le mie playlist. Trovate anche i link ai social e ai canali dei miei amici youtubers. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Michelle aveva appena scritto: desidero scambiare una penna molto ornata, trattasi di un oggetto esotico in ottime condizioni, cerco articoli unici di valore paragonabile, tutte le offerte verranno esaminate al mercato. Michelle, perfetto, pubblica l'annuncio, per cui ce ne andiamo al luogo la prossima volta, pubblicheremo l'annuncio, ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda giornata. Ciao a tutti.